Samuel Stern, numero 47, Il cavallo nero e l'apocalisse continua. Cari agenti Alfa, ma anche cari Sterniani, bentornati sul canale. Oggi parliamo di Samuel Stern, numero 47, Il cavallo nero, con questa seconda parte della grande apocalisse sterniana, questa lunga run che si dipanerà per 12 numeri e che dovrebbe rivoluzionare questo fumetto, anche se c'è chi parla di run finale di chiusura. Io sinceramente ho qualche dubbio, ma l'impostazione in qualche modo dovrebbe portare a un qualcosa di diverso su Samuel Stern. Quindi non mi aspetto un Samuel Stern uguale a se stesso dopo questi numeri, ma un Samuel Stern che intraprende una nuova saga, una nuova avventura, oppure chissà, perché no, proprio la chiusura. Comunque andiamo a vedere i crediti di questo album. Intanto la copertina secondo me bellissima, Samuel Stern che sembra braccato in un bosco con tutti questi occhi di questi individui che evidentemente gli danno la caccia, e questo logo giallo che è semi trasparente in realtà, perché quando l'avete tra le mani ve ne accorgete. Ora non so se in telecamera è una cosa di cui ci si può rendere conto, però un logo sicuramente interessante con questa leggera semi trasparenza che cambia un po' le cose. Un Samuel Stern appunto braccato, disegno bellissimo come sempre a sei mani di Piccioni, di Vincenzo e Tanzillo. Una storia che vede alla sceneggiatura Filadoro e Savegnago, mentre i disegni sono di Alberto Canale. Allora andiamo un po' per ordine. Come al solito l'editoriale è interessante perché c'è l'introduzione non solo a quanto stiamo vedendo già dal numero scorso, ma un'introduzione generale sul tipo di approccio che alla Bugs hanno avuto nei confronti di questa lunga run. Di fatto loro si pongono anche l'interrogativo sul fatto di dire: questa lunga run con questa continuity serrata, con tutti questi elementi concatenati l'uno all'altro che in pratica fanno riferimento a tantissime cose del passato, l'avremo scritta bene? È troppo impegnativa? Riuscirà il lettore comunque a districarsi bene? Non la troverà ostica? Facendo anche presente che non è frequente vedere una continuity così serrata nel panorama del fumetto Bonelide italiano. Ora, io amichevolmente faccio una piccola polemica. Io credo che gli sceneggiatori, gli autori della Bugs, soprattutto i tre grandi, Filadoro, Savegnago e Fumasoli, sono assolutamente degli storici lettori Bonelli e dei Bonellidi in generale, e sono assolutamente convinto che hanno una profonda conoscenza dei personaggi, paradossalmente anche più profonda di quanto possono avere singoli appassionati sul singolo personaggio, no? Però mi piacerebbe che quando ci sono dei riferimenti, diciamo, sulle altre serie Bonellidi o Bonelli nello specifico del passato, non si pensasse solo a quello che è stato di Land Dog, perché sennò se il riferimento, il paragone diretto in qualche modo va sempre a riecheggiare nell'ambito di Dylan Dog, non se ne esce. Quindi io dico ai signori della Bugs: una volta citatelo Nathan Ever è il re della continuity. Quindi noi siamo abituati ad avere già un grande personaggio che ha sfruttato la continuity e ne ha fatto la base. Non dimentichiamocelo, perché non c'è solo Dylan Dog, anzi c'è anche Dampier ad esempio, che ha una continuity incredibile. Quindi è vero che la continuity nel fumetto italiano può essere vista come una cosa un po' rara, però ci sono degli esempi importanti e soprattutto forti che hanno funzionato, che stanno funzionando e che sono in edicola da decenni. Quindi andiamo un po' oltre quello che è l'horror in senso stretto, andiamo un po' oltre quello che è Dylan Dog, andiamo anche a vedere tutti gli altri cosa hanno combinato, perché un fumetto così popolare come è stato Nathan Never, che è stato l'ultimo grande fumetto popolare italiano, credo che non vada sempre messo nelle retrovie. Credo che vada messo anche un po' come faro, e mi auguro che questo possa tornare utile alla Bugs quando lancerà il suo personaggio di fantascienza. Non è una polemica, ma è solo un modo per ricordare soprattutto a tanti lettori neofiti che in realtà un grandissimo esperimento di continuity in Italia è già stato fatto, che è quello di Nathan Never, al quale poi sono stati hanno dato seguito a tanti altri, ben detto Dampier, Drago Nero
le miniserie Bonelli comunque hanno sfruttato tanto. Mi pare che comunque ci siano tanti elementi anche in Lazarus Led, in John Doe, anche se sono personaggi che io non ho seguito in modo continuativo e sono, diciamo così, abbastanza digiuno sui grandi temi che hanno contraddistinto questi fumetti. Però ecco, ricordiamoci che non c'è solo Dylan Dog, ecco, ci sono anche altri fumetti che secondo me hanno insegnato e continuano ad insegnare tutt'oggi come si scrive un fumetto, soprattutto per quanto riguarda la continuity. Perché tutto questo discorsone? Perché secondo me questo, che è un ottimo albo dal mio punto di vista, è un albo che arriva quando, per me, mio personalissimo parere, Samuel Starr non è ancora pronto ad affrontare una continuity del genere. E perché questo? Allora, ci sono gli starniani convinti, che addirittura sono quelli iscritti a una specie di fan club associazione, credo che siano anche molto ben organizzati, c'è il lettore occasionale e poi c'è il lettore fortemente interessato, come potrei essere io e come è la maggior parte dei miei amici youtuber che legge un po' di tutto, che leggono tutti i Samuel Stern, ma lo leggono anche con uno spirito un pochino più distaccato, quindi non da fan accanito ma da lettore fortemente interessato, perché comunque i temi sono tosti, senza essere nemmeno dall'altra parte come lettore occasionale. Se venite a casa mia, io ho anche tutti i box belli, carini, ordinati, raccoglitori di Samuel Stern, o i racconti del Dairyland, o gli extra, o Singularity, quindi Samuel Stern ho tutto, le ristampe, le variant, ho preso tutto, quindi sono uno che segue, ma non sono così fanatico. Ma perché dico questo? Perché secondo me, quando si vogliono introdurre così tanti temi in una run di 12 numeri, c'è il rischio di fare crack, perché il lettore storico, diciamo così storico, perché Samuel Stern ha 4 anni, magari va in brodo di giuggiole. Il lettore occasionale magari si legge una storia e dice sì, bella, no bella, va un po' in difficoltà perché magari ci sono troppi rimandi agli albi precedenti. E poi c'è il lettore di mezzo, che sarei io ad esempio, e io dico che secondo me Samuel Stern non è pronto a regalare ai suoi lettori una mole di roba così esagerata. Per arrivare a questo, tu secondo me devi avere le spalle 70-80 numeri, quando c'è un mondo veramente ben delineato che abbiamo capito dove andiamo a parare. Quando vai a intrecciare, secondo me, a questo livello esagerato tutto assieme, è troppo. Non hai una fan base da 100.000 lettori, 150.000 lettori, che eventualmente lì si va a scremare. Tu porti questo personaggio senza ancora averlo raccontato nella quotidianità e vai a raccontare tutti i grandi temi della saga. E per quello che io dico, ipoteticamente sarebbe anche un'ideale chiusura, se andiamo a vedere, perché di colpo rovesci il secchio e butti tutto, quando questo personaggio nella sua intimità l'hai raccontato pochissimo, nel suo quotidiano, l'interazione con gli amici che non siano solo i classici protagonisti, non ce l'hai raccontato, e di colpo senti la necessità di riversarci tutti questi elementi. Secondo me è troppo per un personaggio che è in vita da soli 4 anni, che ci ha già dato delle mini run dove sono state raccontate una marea di cose, secondo me troppe. Ripeto che la continuity, se la vogliamo far risultare un valore aggiunto, deve essere centellinata nel corso degli anni, e poi piano piano fai riannodare i fili. Ma non la fai riannodare i fili con una saga nella saga, è troppo, perché il personaggio non è pronto, il personaggio e il lettore non sono ancora così scafati e collaudati per affrontare così tanta roba. Io credo che questo fumetto, questo albo sia molto bello, ma vi è stato riversato troppo. A volte durante la lettura mi sono chiesto, ma era necessario raccontare così tante cose? Cioè, il mio sentimento è stato quello, perché si è voluto creare una storia così complicata che forse non era neanche necessaria? Va bene l'originalità della trama, però non era così necessaria. Perché non abbiamo prima conosciuto i personaggi per gradi, senza rivelazioni albo dopo albo? Questo è il mio modesto parere personale. Poi c'è chi probabilmente andrà in brodo di giuggiole per questa run, però io, insomma, storco un po' il naso. Secondo me Samuel è arrivato acerbo a una svolta del genere. È un personaggio che a livello caratteriale abbiamo visto approfondire poco. In tutti gli albi ci sono scontri, conflitti tra personaggi, rivelazioni,
cose che cambiano dalla sera alla mattina. Troppo, troppo. La continuity è una risorsa che va centellinata e che non deve mettere in difficoltà i nuovi lettori, non deve mettere in difficoltà il lettore che non dorme con Samuel Stern sotto il cuscino, deve consentire una lettura impegnata ma anche disincantata per certi aspetti, una lettura agile, e questi fumetti non lo consentono assolutamente. Comunque andiamo avanti a dire due parole sulla trama e i disegni. Qua, come vedete, la costina ci propone nuovamente un altro pezzettino del disegno che verrà fuori. Io mi chiedo, chissà, forse verrà fuori una croce, verrà fuori un logo, questo non lo so. Allora, i disegni, abbiamo detto, di Alberto Canale sono sicuramente personali, con tratti molto decisi, tratti molto forti. Io ho trovato un Samuel Stern che sembra suo padre, la sensazione che ho avuto è quella di vedere un Samuel Stern vecchio, poi in realtà non è così, però tratti decisi, forti, comunque mi piace perché è un tratto che ha personalità. Guardate qui, comunque stiamo parlando di tanta roba, linee decise, tratti importanti, tanti chiaroscuri decisi, netti, marcati, atmosfera assolutamente perfetta per questo album. Guardate qui, ecco, vi dicevo, Samuel Stern è praticamente l'opposto di quello visto un paio di albi fa, che sembrava quasi un bambino con la barba, quindi tanta differenza nella caratterizzazione di Samuel Stern. Ma vi dico, in questo caso particolare l'album mi è piaciuto perché sono disegni con una forte personalità, quindi non mi interessa se Samuel Stern dimostra qualche anno in più, sono disegni importanti, decisi, ben riconoscibili per questo tipo di autori in futuro, quindi molto bene. Allora, qui abbiamo la prima parte che di fatto è un antefatto dell'infanzia di Cranna e secondo me è la parte più bella dell'intero album. Questo fatto particolare in pratica è quello che ci fa capire perché è diventato un poliziotto così duro, così ermetico, così cinico nella sua attività, e ci rivela anche il rapporto col padre e ci fa anche capire che lui, ecco, ha un fratello che ora non mi ricordo bene se ha fatto una brutta fine o comunque tendeva a mettersi nei guai. È un antefatto molto molto interessante che avrà poi dei risvolti poi anche nello sviluppo dell'albo. Invece padre Duncan e Samuel Stern vanno da l'ex padre Cornelius in questo luogo dove lui comunque, che è un luogo che abbiamo già visto nel numero precedente, in questo luogo dove lui comunque accudisce e tutela questi bambini che hanno delle caratteristiche speciali, per poi in pratica avere la consapevolezza che questi bambini hanno delle caratteristiche speciali perché convivono con un'ombra che però non gli crea problemi, convive con loro ma gli dà una forza particolare per sviluppare questi poteri. E non vi racconto altro. Per l'ennesima volta si vedono conflitti fra padre Duncan, Cornelius, Samuel Stern. Ci sono sempre troppe rivelazioni, troppe cose rovesciate su queste pagine. Secondo me ci sono stati dei numeri dove si è perso tantissimo tempo aggiungendo roba su roba su roba su roba, però senza mai quagliare, e ora si sta quagliando troppo. Può essere un po' difficoltoso questo tipo di lettura per chi non è proprio un fan sfegatato di Samuel Stern. Però indubbiamente la storia è bella, è un'atmosfera particolare, insomma, quando ci sono comunque dei bambini che ci regalano sempre questo contrasto tra magari il bambino che ha delle doti particolari e la sua innocenza, ecco, ci manda sempre un po' in conflitto quando leggiamo una storia. Però direi che l'albo è assolutamente buono, un bel 7 se non 7,5, perché andiamo a raccontare veramente una vicenda profonda, e secondo me la parte che riguarda Cran ci regala veramente uno spaccato molto bello. Ripeto, secondo me è la parte più bella di tutto l'albo, perché comunque anche in quel caso lì anche Cran è come se andasse ad espiare la sua apocalisse, la sua piccola rivoluzione interiore. Ecco, ricordiamoci che per apocalisse in pratica ci è stato fatto passare il concetto che si intende, diciamo, un'evoluzione, una trasformazione, un passaggio a livello personale. E anche se ci sono dei passaggi anche all'interno di questo albo che ci portano dei richiami della Bibbia, però è fondamentalmente una metafora che si prende come riferimento. Però ecco, l'albo assolutamente consigliato. È chiaro che questa run andrebbe letta per intero, è dura, per un anno
stare dietro a questo ritmo, a questa mole di informazione che ci viene data, ma se alla fine di questo anno noi avremo un Summer Star rivoluzionato, che entrerà in una nuova stagione oppure che andrà verso il suo finale, ecco, probabilmente questa mole di informazioni si sarà resa necessaria. È chiaro però che ci sono dei personaggi che sono stati coinvolti ancora poco, che mi piacerebbe vedere, ecco, più sviluppati, più approfonditi. Non so quanto davvero fosse necessario andare a imbastire una storia del genere, andando a toccare forse dei temi, secondo me, un po' troppo, che vanno forse troppo fuori quello che può essere un fumetto comunque. Quantomeno va riconosciuta alla Bugs la volontà di realizzare e costruire qualcosa di diverso che rimarca ancora di più la netta differenza che c'è tra Samuel Stern e Dylan Dog, con una mia preferenza che oggi va nettamente a favore del primo. Comunque prima o poi un Dylan Dog ce lo compriamo e vediamo un po' a che punto è. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e buon Samuel Stern!